Fontane, acqua, nel momento in cui la siccità sta facendo quello che sta facendo, le conseguenze. Ma l'avevate pensata proprio così, come un grido d'allarme? Sono molti anni che questo grido parte, perché ogni anno ci rendiamo conto che c'è sempre meno acqua, c'è sempre un clima completamente diverso, piove in maniera che non, come non abbiamo mai visto. E quindi la nostra sensibilità rispetto all'acqua, cioè, è da sempre. Anche nelle manifestazioni precedenti abbiamo fatto opere legate comunque all'acqua. Quest'anno queste tre fontane, nell'anno peggiore che abbiamo mai vissuto, il nostro pozzo dopo 100 anni è completamente secco. Tutte e tre le fontane hanno un pensiero di fondo, che è un pensiero ambientalista, cioè l'acqua è completamente riciclata, è sempre la stessa che viene rigenerata, si riossigena. Per dire che le fontane hanno l'acqua e voi siete senza acqua. Questa è la cosa, è l'assurdo di quest'anno. Questa casa, appunto, che dopo 100 anni che ha dato da bere a tutta la genia degli elettrici, dall'Unes all'Enel, oggi si trova completamente senza acqua. Come dire, è un problema, e anche l'invito delle fontane è un invito al risparmio dell'acqua, al riciclo, al risparmio energetico. È un discorso che tutti dobbiamo affrontare e portare avanti, perché ci riguarda tutti. Se non abbiamo l'acqua qui in montagna, immaginiamo cosa può succedere domani al mare. Non lo so, cioè, mi viene in mente una provocazione, ve la faccio. Penso che farò un'asta di opere per finanziare un dissalatore per Fano e per Pesaro.